essere breve, faccio un intervento sia come delegato che come tesoriere, quindi la seconda parte diciamo sarà sicuramente meno interessante. Questo è più interessante a me. Io credo che sia inutile ripercorrere questo anno, perché già tutti quanti gli interventi che mi hanno preceduto hanno detto le varie battaglie, hanno raccontato le varie battaglie che si sono svolte in questo anno, che è stato veramente un anno eccezionale per noi come sindacato. Io credo che la presenza oggi, ieri, del Vice Ministro abbia fatto fare un salto di qualità, perché non abbiamo avuto neanche un minimo di diciamo attenzione, gli abbiamo detto tutto quello che gli avremmo detto anche senza la sua presenza, cioè non è che è cambiato qualche cosa perché c'era il Vice Ministro, allora noi no, questo forse non si deve dire, no, abbiamo detto tutto quello che avremmo detto comunque, eppure lui è venuto e, insomma, non solo, non mi è sembrato che sia stato soltanto di forma, dice viene poi e se ne va, no, insomma è stato, ha sentito il dibattito, ha sentito, ha capito chi siamo, che cosa vogliamo, lo sapeva, però l'ha capito meglio, ci ha visto in faccia, ha visto chi siamo. Io credo che questo sia un qualche cosa che proprio corona completamente quello che in questo anno, questi due, tre anni, pensavo, in quest'ultimo anno in particolare abbiamo fatto. Veramente siamo stati gli unici che hanno detto qualche cosa rispetto a un governo che non ha detto niente, rispetto agli altri sindacati che hanno sempre, sono andati dietro, hanno detto no, hanno detto aspettiamo, non facciamo. Noi soltanto stiamo dicendo nelle varie città che dobbiamo ricontrattare i canoni concordati, e li stiamo ricontrattando a ribasso, non a rialzo. Ci sono città che hanno già iniziato a ricontrattare i canoni a ribasso, continueremo, dobbiamo continuare. Prossimo anno deve essere l'anno in cui in tutte le città ci saranno nuovi canoni concordati, ma più a ribasso, perché il mercato è calato e noi dobbiamo imporre che i canoni concordati siano più bassi. Noi soli abbiamo detto che le case popolari devono essere mantenute, l'abbiamo oramai detto più volte, gli altri sindacati non hanno detto niente. Noi diciamo qualche cosa di come si vanno a prendere i soldi, gli altri non dicono niente. Le nostre proposte sono veramente le uniche proposte oggi in campo, e questo è quello che ci è venuto a dire il Vice Ministro. Possiamo non essere d'accordo con lui, ok, però comunque abbiamo aperto un confronto. Io credo che in tutte le città veramente l'Unione Inquilini è considerato l'unica realtà che fa proposte, non che va a sentire quello che gli altri dicono, ma quello che invece uno propone, e questo è fondamentale. Quindi io credo, oltre al ringraziamento naturalmente a Walter De Cesaris per quello che abbiamo fatto, quello che ha fatto e per dove ci ha portato, ci dobbiamo veramente fare un autoapplauso per quello che stiamo facendo, perché veramente non è autogratificazione, ma è veramente importante e grosso. Quindi io su questo sono anche il sito, le giovani, non credo che ci siano ancora, ci siano dei sindacati, non dei movimenti, dei sindacati con tanta gente giovane come vediamo in questa sala. Le ultime manifestazioni, anche gli ultimi incontri con, si vedono soltanto, diciamo, io quasi sono giovane, e invece qua veramente mi sento che posso dire noi abbiamo svolto una funzione, adesso arrivate voi e prendete in mano l'Unione Inquilini, e questo veramente ve lo chiediamo, anche prendetela in mano, perché diciamo, noi abbiamo fatto il nostro percorso, adesso tocca a voi. Questo è, quindi non mi dilungo sulle battaglie che facciamo a Roma, le abbiamo dette. Vorrei continuare sul sindacato nazionale, e così diciamo anche sul mio ruolo
di tesoriere. Io credo che questo congresso, l'incontro che abbiamo avuto a novembre, è stato molto importante per far diventare un sindacato e conoscerci e riconoscerci e come sindacato che va da Milano fino a Palermo e a Messina. Però qui dobbiamo fare un passo ancora più in avanti, cioè dobbiamo ancora di più continuare con sentirci tutti quanti come sindacato nazionale dell'Unione Inquilini. Quello che io vi chiedo è: mandate tante notizie di ciò che fate, perché quello che si fa nelle zone, nelle sedi di tutte quante le città può essere ripreso. Anche la sciocchezza, ma qualsiasi accordo, qualsiasi incontro, mandatelo al sito nazionale, non soltanto su Facebook, che già fa tanto, però perché dobbiamo veramente capire e sapere quello che facciamo tutti quanti. E questo perché? Anche perché così sappiamo quante sono le realtà. Noi abbiamo fatto una scelta 3 anni fa, quella di dare contributi alle nuove sedi che aprono. È stata una scelta anche economicamente pesante, e qui io chiedo adesso, appunto, il mio veramente ruolo di tesoriere, chiedo a queste sedi che abbiamo dato che debbano iniziare a ridare all'Unione Inquilini, perché noi le abbiamo fatte crescere, le vogliamo, cioè gli abbiamo dato fiducia, però adesso devono iniziare a ridare all'Unione Inquilini per far sì che altre sedi nuove possono essere aperte. Questo deve essere un continuo dare e avere. Il bilancio dell'Unione Inquilini come nazionale è un bilancio povero, è un bilancio molto stringato, e il bilancio più forte è quello del contributo alle sedi periferiche. Anche soltanto questo congresso ci costa 10.000 euro come nazionale, ma io sono contento di tirar fuori 10.000 euro per far sì che le persone, che so che ciascuno di voi, ciascuna sede ha già uno sforzo, ma come sforzo nazionale mettiamo 10.000 euro, è importante. Però proprio per questo io chiedo che tutte quante le sedi sappiano, si ricordino che il contributo che gli viene chiesto è un contributo che serve per aprire nuove sedi, che serve in particolare per le sedi più piccole, che serve in particolare per far venire qua le persone anche da Messina, anche da Palermo, sedi lontane a cui però noi rimborsiamo il viaggio, naturalmente, perché non è che chi come me abita nel centro d'Italia non è più fortunato, ma quindi non è che deve risparmiare, quindi i viaggi per arrivare nei posti noi li rimborsiamo ed è giusto. Però questi sono soldi che devono arrivare dalle sedi, alle sedi che fanno attività e che devono sapere che quella quota deve andare al nazionale ed è proprio di solidarietà con le altre sedi. Questo purtroppo invece, da tesoriere, vi devo dire che abbiamo una forte sofferenza, troppo forte sofferenza. Ci sono troppe sedi che dovrebbero dare il loro contributo e non lo danno. Questo secondo me è proprio un segnale di poco appartenenza al sindacato. E quindi veramente io sono eccessivamente forse duro nelle mie email, nelle mie richieste qui al congresso. Io voglio per tutti, e veramente l'ho avuto dall'80% delle sedi, un bilancio che sia reale, un bilancio che sia diciamo che ci faccia vedere quello che uno fa e quello che uno non fa, quanti tesserati c'ha. Questi sono dati importantissimi che io chiedo a tutti e che sono a disposizione di tutti, assolutamente, siamo in diretta streaming, non dobbiamo avere paura di dire quello che siamo. Il bilancio è pubblico, nel senso che chiunque lo può vedere, però appunto noi il grosso lo ridiamo alle sedi piccole, e chiedo questo sforzo. Vi dico, ma abbiamo avuto già degli incontri, delle sedi mi hanno chiesto di
abbassare il costo. Questo, io vi dico questo, adesso poi se ci sarà la mozione si voterà in assemblea. Se dovesse passare che si diminuisce, voi sapete il 10% quello che viene dato al nazionale, se dovesse essere dato il 5%, facciamo però un patto. Va bene, possiamo pure abbassarlo, però allora tutte le sedi devono pagare. Cioè, pagare poco ma pagare tutti. Non è possibile che, perché se no non rifacciamo più convegni e congressi. Perché con quello che oggi due, tre sedi danno, le grandi sedi, riusciamo a fare questi congressi in questo modo. Se noi diminuiamo la percentuale di incassi del nazionale, siccome il grosso viene dalle grosse sedi e quelli ci avranno di meno, daranno di meno, vi dico che non riusciamo, e se le piccole sedi non danno niente, non riusciamo a fare questo sforzo. Allora, è all'attenzione di tutti, ve lo dico con chiarezza. Se si diminuisce, perché vuoi dire che è troppo il costo che viene dato al nazionale, però lo sforzo che io dico è ogni sede dia quello che lo statuto prevede, non vi fate sconti, perché veramente lo diamo solo alle sedi per aumentare il numero di sedi. Grazie. Thank you.